Si governa tenendo conto delle diverse peculiarità e valori che abbiamo, un po' come dovremmo fare in generale per l'Italia, no? L'Italia è una chicca di storia, di urbanistica, di architettura e di cultura, e che però ha anche necessità di avere impresa, industria, attività diciamo per il lavoro. E la stessa cosa riguarda anche Seravezza, si deve lavorare cercando di trovare il giusto equilibrio tra le cose, che secondo noi è possibile, perché è possibile un'attività estrattiva di qualità che abbia ricadute importanti sul territorio, e dalla presenza del lavoro del marmo e dalla sua storia e della sua proprio radicamento nella nostra comunità possiamo anche ricavare quegli stimoli e quegli spunti per fare attività volte appunto alla cultura, alla scultura, all'arte. Possiamo anche trovare gli elementi di valorizzazione e tutela del patrimonio naturalistico che abbiamo, perché poi l'equilibrio è qua. È una linea sicuramente non facile da perseguire, ma della quale noi, io credo, abbiamo abbastanza nitido i confini e tracciati, tant'è che il lavoro che stiamo svolgendo da una parte con l'azienda e dall'altra parte con il Parco di Alpiapuana è un lavoro che io credo stia seminando bene per il futuro. Quindi lo vediamo con abbastanza ottimismo questa cosa. E di oggi la notizia dell'ingresso del parco nella Fondazione Terre Medice, ce ne vuol parlare? Sì, appunto uno di questi elementi. La Fondazione Terre Medice è nata un anno fa per volontà dell'amministrazione comunale e è lo strumento di gestione di tutte le produzioni culturali che noi facciamo, ma nelle sue mission c'è anche la promozione del territorio, quindi questo legame al territorio, alle sue bellezze, la sua capacità di farsi amare anche da chi viene da fuori. Il Parco delle Alpiapuane appunto entra nella fondazione tenendo conto di questa peculiarità delle attività che la fondazione stessa svolge, e è per noi un motivo di orgoglio e di grande soddisfazione questo ingresso. Ultima cosa, un problema di attualità che è sentito in Italia, non solo, in particolare dove ci sono montagne, bellezze naturali eccetera, ma c'è anche il dissesto idrogeologico. Il vostro comune in questo senso come si attiva? Noi ci conviviamo con problematiche di questo tipo purtroppo. Lo scorso anno abbiamo avuto problemi consistenti dal punto di vista del problema delle frane, cedimenti di strade e cose di questo tipo. E si convive anche questo, ci si muove avendo un progetto continuo di messa in sicurezza, in primo luogo regimazione delle acque. Noi lavoriamo in un territorio che è stato per anni territorio di comunità montana, poi a seguito della soppressione abbiamo un organismo di gestione che è l'Unione dei Comuni, quindi accediamo a fondi regionali su piani di sviluppo rurale per la messa in sicurezza delle aree che presentano particolari problemi. E da questo punto di vista credo che stiamo svolgendo un buon lavoro di messa in sicurezza di ampie parti del territorio. Sappiamo che è un lavoro ancora lungo, che avremo ancora tanti anni da lavorare in questa direzione, perché i costi sono altissimi su questi interventi, però sappiamo anche qui che un percorso è stato avviato con buoni risultati.